Perché la memoria, come ci hai insegnato tu, rende liberi. Allora, siamo pronti davvero a questo punto per vivere le emozioni. Tra qualche istante ci sarà l'inaugurazione dell'Arena di Giannini, ovviamente voi la vedrete qui sul video. Due raccomandazioni importanti. La prima è quella del rispetto delle norme sanitarie che ormai tutti conosciamo a memoria. La seconda è importantissima. Durante la testimonianza di Liliana Segre vi chiedo, a nome della senatrice, silenzio assoluto, di non muovervi, di spengere i telefoni, perché sarà un momento nel quale ovviamente la concentrazione dovrà essere totale, così come vi chiedo al termine dell'incontro di non alzarvi fino a quando appunto Liliana Segre non avrà lasciato la tenso struttura, e poi ovviamente potrete farlo liberamente. Grazie ancora, fra poco allora passiamo direttamente all'inaugurazione dell'Arena di Giannini e poi ovviamente la parola passerà a Ferruccio De Bortoli. Grazie. Noi siamo amici da 23 anni, ho conosciuto a Camargo perché è stato un amore a prima vista. Quanti amori a prima vista hai, Diana? Ciao bella. Lui aveva questa sfida.
Ora comincia, diceva il ministro, comincia oggi sono da Covid regolarmente fino a 500. Non era per fare la multa. Hai visto come l'ha intimidito? No, no, ha colto, ha colto. Senza questa poesia, grazie. Normalmente ci stanno centinaia di ragazzi che sono internazionali, sono tornati già 250, sono giovani leader che parlano Italia, alcuni quasi, e alcuni ora in Armenia abbiamo una giovane che è entrata nel Parlamento, abbiamo un vice ministro degli esteri, una cosa giovane. E poi sono ragazzi italiani che fanno la quarta scelta e ora vogliamo portare nelle scuole d'Italia che hanno fatto prego per tutti si arretrare e oggi faremo un po' di grazie. E anche qua per favore, Sta entrando. Adorato. Anzi, bentornata a Rondine. È una Rondine che ti accoglie, ma da qui ti accoglie l'Italia. Ecco, questo. E, facciamo un inizio da un luogo che abbiamo dedicato tutta l'arena naturale. Buongiorno. L'hai visto. Grazie. L'hai visto, Presidente. Io mi penso bene, lei? Grazie. Mi ricordo sempre quando lei è venuta a Venere 21. Mi ricordo proprio.
mai dimenticato. Sempre dispiaciuto che suo figlio non potesse quel giorno. Lo porterò, recupererò. Porti lei, da padre a figlio. Anche lei qua, grazie di essere venuto, grazie mille. Dove metto? Dove metto? Dove metto? Ecco, come sta? Bene, bene. Grazie. Allora, appena inizio. Prego, prego. Ecco il cardinale. Oh, presidente, quanti inchini. Buongiorno, grazie. Sta abbastanza bene. Sì, se volete, ci siamo spostati. Ma chi dovevo rivedere? Io qua. Io le ho scritto sempre ricordandomi molti momenti che abbiamo passato insieme, abbiamo anche deluso moltissimo, sì, per sì, merito suo. Sì. Grazie. Grazie a lei. Buona giornata, cari miei amici. Bene. Allora, ti posso togliere la mascherina qui? Dicevo, benvenuta, bentornata Liliana, alla cittadella, la tua cittadella, no? Abbiamo voluto dedicare l'arena naturale alla tua amica Janine, poi ci dirai dopo. Noi sappiamo che è nel nostro cuore e quindi abbiamo voluto chiedere a un artista di aiutarci a interpretare la soglia dell'arena di Janine. Lì è una scultura che Roberto Pietrosanti ha fatto, poi capiremo meglio, è il senso della precarietà, la persona preziosa, una persona preziosa ma è precaria, siamo fragili, siamo vulnerabili, ma i puntelli della memoria e della vigilanza consentono di non cadere. Qui c'è la tua frase, quella che ci siamo piantati nel cuore 26 anni fa. Ho scelto la vita e sono diventata libera. E c'è un'ombra di un cancello. Questo è un cancello di una villa fiorentina, ma è l'ombra di tutti i cancelli, perché la tua vita testimonia che i cancelli ci sono stati, ci sono, ma che possono diventare un'ombra. Quindi che possono essere memoria, perché non possiamo mai dimenticare, ma che la persona può trasformarli in un'apertura di vita. Ho scelto la vita, sono diventata libera. Tutti i giovani del mondo che varcheranno questa soglia ricorderanno questo e lo metteranno nella loro coscienza. Grazie di essere tornata e ti chiediamo di inaugurare l'arena di Janine. Guarda che io non mi voglio emozionare subito. Ma c'è tempo, c'è tempo. Facciamo insieme? Conservalo per là. Bene, buongiorno a tutti. Noi diamo il benvenuto a Liliana che sta entrando dopo aver inaugurato il giardino di Janine. La accogliamo con affetto, con applauso. E ringraziamo. Ringraziamo tutte le autorità che sono presenti, ma io devo ringraziare anche a chi è con noi, anche se non è qui, perché ci sono tante scuole italiane che sono
collegate, ci sono scuole italiane all'estero, ci sono, pensate, anche scuole straniere. Io sono presente come presidente del Memoriale della Shoah di Milano, che c'è grazie all'opera di Liliana Segre, che adesso entrerà insieme a Franco Vaccari. E il Memoriale è il luogo dal quale 14enne Liliana fu deportata ad Auschwitz. E ce lo racconterà lei con le sue parole. Come vi è stato detto, vi pregherei naturalmente di ascoltare la sua testimonianza in silenzio, perché il silenzio è un segno di rispetto nei suoi confronti, ma è un segno di rispetto soprattutto per le persone che non ci sono più, che sono state vittime di questo orrore. Ecco Liliana che sta entrando. Allora, invitiamo Liliana Segre, accompagnata da Franco Vaccari, a salire sul palco. Prego. Soltanto un attimo di tempo che viene microfonata, come si dice, la senatrice. Grazie ancora a tutti voi. Stiamo vivendo un momento estremamente significativo, storico, come diceva prima il presidente Vaccari. Ed è un ideale passaggio di testimone. Il testimone passa a voi ragazzi che siete presenti qua, e idealmente a tutti i ragazzi che sono collegati con noi e magari non sono collegati con noi, ma ascolteranno la voce di Liliana
ascolteranno il suo messaggio di amore, di pace e di fratellanza. Non posso parlare. Allora, grazie Liliana. Grazie a te. Io ho accompagnato la senatrice Segre in tante testimonianze. 20 anni. Con tanti ragazzi, in tanti anni, e quindi sono particolarmente emozionato di essere qui con voi in quella che è la sua ultima testimonianza pubblica. Io vorrei pensare che non è l'ultima, però ce ne saranno ovviamente tante altre, perché il messaggio continua. E io sono sempre stato particolarmente emozionato, come presidente del Memoriale della Shoah, di accompagnarla in quest'opera di grande educazione civica che lei costantemente ha fatto con grande sacrificio personale. Se non ci fosse stata Liliana, non avremmo fatto il Memoriale della Shoah, che è stato visitato da alcune delle cariche dello Stato che sono presenti qua, che ringrazio ancora. E tutte ricorderanno, accompagnate da Liliana, l'emozione di essere in quel luogo. Allora io, prima di andare avanti, la mia è un'introduzione estremamente piccola, vi vorrei dire che da ragazzo milanese io non sapevo che cosa fosse accaduto in quel sotterraneo della stazione centrale di Milano che oggi accoglie il Memoriale della Shoah. Perché fino alla fine del secolo scorso, pensate, fino alla fine del secolo scorso, Milano non aveva avuto la responsabilità di aprire quello spazio al di sotto della stazione centrale che è rimasto un luogo allo stato originale della deportazione degli ebrei in Europa, l'unico luogo. Ecco, grazie a Liliana, grazie anche all'intuizione dell'allora cardinale di Milano Martini, grazie a Sant'Egidio, grazie all'Associazione Figli di Shoah, grazie alla comunità ebraica, siamo riusciti a fare un memoriale importante visitato ogni anno da migliaia di ragazzi. E migliaia di ragazzi hanno visto quel luogo che noi non conoscevamo, nel quale i nostri concittadini, arrivati in quella soglia, smettevano di essere delle persone umane e diventavano dei pezzi di scarto. Perdevano tutta la loro dignità. Ecco, questo episodio vi dà significato l'importanza della memoria, perché un paese senza memoria è un paese che non ha futuro e che condanna i più giovani a non avere futuro. È un paese che distorce la memoria, è un paese che dimentica il proprio passato e le pagine più oscure del proprio passato, anche quelle italiane, e non costruisce un futuro di pace per i propri figli. E chi dimentica e distorce uccide ancora una volta quelle persone innocenti che sono state le vittime dell'orrore del Novecento, vittime che noi idealmente, anche in una giornata come oggi, ricordiamo. Ricordiamo grazie alla testimonianza di Liliana Segre. Una di queste vittime era Janine, poi la conoscerete meglio nel racconto della senatrice. Io vi ringrazio e siamo qui in questo posto straordinario con una iniziativa come quella di Rondine, che è la testimonianza, guardi Presidente, del fatto che il volontariato italiano e il capitale sociale sono straordinariamente grandi
sono un bene prezioso del nostro paese, e su quel capitale sociale io sono assolutamente convinto che costruiremo la nostra ripresa e costruiremo meglio un futuro da consegnare a voi ragazzi, che speriamo sia un futuro ovviamente di pace, ma dipenderà molto, ma molto da voi. Allora io do adesso la parola ai protagonisti anche di questa grande associazione, quindi ai ragazzi di Rondine, che prego di salire sul palco. Grazie. Buongiorno e benvenuti a questa storica giornata. Vorrei dare uno speciale e caloroso benvenuto, o meglio, ben ritrovata Liliana. Mi chiamo Noam, vengo da Israele e sono nipote di sopravvissuti della Shoah. I miei nonni parlavano poco della loro esperienza. Forse ci volevano proteggere da questi orrori. Forse non volevano aprire le ferite toccando con mano questo dolore muto. Non potrò mai comprendere ciò che loro e te Liliana avete vissuto. Ma vi ringrazio per aver scelto la vita dopo aver visto il peggior volto dell'umano. Oggi capisco meglio che il passaggio dal silenzio alla parola è difficile. E ho capito questa difficoltà a Rondine, con i miei compagni di viaggio, tutti quanti portatori di storie di dolore e violenza, alcuni nemici tra di loro. Ma come te, Liliana, abbiamo scelto di abitare il conflitto, trasformandolo in un messaggio di speranza. Sono Fi, vengo dalla Nigeria. Nel mio paese, da anni, c'è una crudele guerra civile che divide, crea indifferenza e semina odio nei cuori. Sono venuta a Rondine per non cedere all'odio. Ho scelto di trovarmi di fronte al mio nemico, di conoscerlo come persona. Non è facile, ma ogni giorno scegliamo questa fatica. Vediamo in te, Liliana, l'esempio di una nuova leadership di cui il mondo ha bisogno. Il tuo coraggio nel condividere il dolore è per noi esemplare. Così come ha scelto noi, per donarci la tua eredità morale, io e tutti gli studenti di Rondine, oggi scegliamo di assumerci la responsabilità di dare vita ogni giorno al messaggio che stiamo per accogliere. Io scelgo di impegnarmi come te.
Io mi chiamo Maria Giovanna e vengo dalla Sardegna. Grazie, Liliana, dai tuoi giovani. Grazie per la fiducia e per averci passato questo importante testimone. Fiducia implica anche responsabilità e noi siamo pronti a proteggere e diffondere il tuo messaggio. Oggi la tua testimonianza risuona più forte che mai. In questo borgo dove il mondo si incontra, ho imparato che il nemico può nascere ovunque, che i conflitti ci appartengono e che se non impariamo a combattere l'indifferenza, questi possono degenerare, come tu ci insegni. L'indifferenza è pericolosa, forse anche più delle armi. Liliana, ti invito a guardare. Hai davanti a te l'Italia. Giovani da tutto il paese sono qua per dirti che noi non dimenticheremo, noi non saremo indifferenti. Grazie. Bene, grazie. Grazie ragazzi, sono bellissime le vostre parole. E ora c'è il coro dei ragazzi del Liceo Musicale Petrarca di Arezzo, che ringrazio, stanno salendo. Prego. Bravissimi, che bello questo, molto bello. Bravissimi, grazie, emozionante. Questi sono altri, sì, che sono entrati. Tutti altri ragazzi delle scuole, sono mescolati quelli di Ronde e quelli delle scuole. Che c'è? Grazie. Bene. A questo punto io chiamerei, la ringrazio per la sua presenza, la Presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati. Grazie, Presidente. Buongiorno a tutti. È una grande emozione essere oggi in mezzo a voi
per vivere un passaggio di testimone morale, un passaggio che segna una precisa chiamata non solo per i tanti giovani presenti che saluto con affetto, ma anche per tutti noi che ne siamo spettatori privilegiati. Ringrazio il presidente Vaccari e la Cittadella della Pace per la straordinaria accoglienza. Saluto il cardinale Bassetti, il presidente Fico, il presidente Conte, i ministri e le autorità e civili e religiose presenti. Avrei tante cose da dire, ma oggi siamo qui per ascoltare le parole della senatrice Segre ed è quindi compito mio e di chi parlerà dopo di me limitare i tempi per non sottrarli a Liliana. Nel tuo primo discorso in Senato, cara Liliana, hai detto: bisogna aiutare gli italiani di oggi a respingere la tentazione dell'indifferenza verso le ingiustizie e le sofferenze che ci circondano, a non anestetizzare le coscienze, a essere più vigili, più avvertiti della responsabilità che ciascuno ha verso gli altri. Penso che queste parole riassumano il senso di un lungo percorso di testimonianza alle giovani generazioni, un percorso culminato nell'impegno istituzionale come senatrice a vita. Ci hai insegnato che ricordare l'orrore è necessario, che nessuna società può crescere, può alimentare la speranza nel futuro senza la memoria degli errori del passato. Ci hai fatto vivere insieme a te il senso del disprezzo, il senso del vuoto, il senso della devastazione. Ce l'hai fatto sentire dentro di noi attraverso la tua sofferenza. Non potrò mai dimenticare il tuo viso di fronte al binario 21 a Milano. Un viso che a distanza di oltre 70 anni trasuda un terrore al di fuori di ogni umana immaginazione. Oggi non sarà la tua ultima testimonianza. Le tue parole, i tuoi vissuti, le tue sensazioni continueranno a vivere in noi e attraverso di noi, continueranno a trovare voce nelle generazioni che verranno. La responsabilità della memoria è il compito che ci affidi ed è un compito che spetta ciascuno di voi giovani che oggi avete il privilegio di ascoltarla. Dalle ceneri della Shoah e della Seconda Guerra Mondiale sono nate le premesse per un lungo periodo di pace e di benessere costruito sul rispetto dei valori democratici e sulla tutela del nostro bene più prezioso, la libertà. Ma essere vigili significa saper cogliere criticamente i nemici dell'oggi, anche quelli invisibili. Vorrei rivolgere un ultimo pensiero alle giovani donne presenti. Liliana è uno straordinario esempio di coraggio, di forza, determinazione ed eleganza femminile. Una femminilità che emerge da un particolare dei suoi ricordi, dalla sofferenza per il taglio dei capelli imposto ad Auschwitz, vissuto come una spoliazione della sua identità. Sappiate trarre ispirazione dalla sua capacità di raccontare il proprio dolore, dalla sua incisività nel perseguire i propri obiettivi. È infatti sul coraggio delle donne, di donne come Liliana Segre, che dobbiamo costruire le premesse di un domani di prospettive e di opportunità. E sono certa che, grazie a Liliana, saprete interpretare al meglio questa sfida. Grazie e grazie a tutti. Grazie, Presidente. Grazie per le sue parole. E ora do la parola al Presidente della Camera, Roberto Fico, che invito a raggiungerci. Grazie.
Buongiorno a tutti, buongiorno senatrice. Grazie, è sempre una parola meravigliosa. E qui dietro c'è scritto grazie Liliana. E glielo dico che l'Italia le è veramente grata, quindi grazie. E il messaggio, la testimonianza di Liliana Segre è racchiusa senza dubbio nella nostra Costituzione. Quei principi e quei valori sono racchiusi nella nostra Costituzione. E da carica istituzionale è quella che rispettiamo, è quella su cui in qualche modo giuriamo. E giurando su quei principi e su quei valori, e giurando sulla nostra Costituzione, giuriamo di portare avanti il messaggio di Liliana Segre, la testimonianza di Liliana Segre. Quindi ogni volta che noi affrontiamo la Costituzione, affrontiamo i motivi per cui è nata la Costituzione, contro il fascismo, contro il nazismo, contro tutto quello che ha reso brutto l'essere umano. E oggi noi qui direi che è il giorno anche della grande responsabilità, la responsabilità che come istituzione della Repubblica rinnoviamo, che è quella di portare avanti per sempre i principi e i valori della nostra Costituzione, che significa democrazia, che significa libertà, che significa rispetto per l'essere umano, qualsiasi essere umano. E per questo oggi è il giorno della responsabilità per le istituzioni della Repubblica Italiana e per tutti voi ragazzi, che possiate portare avanti questo messaggio, questa testimonianza e sentirlo davvero dentro. E ogni volta che c'è un momento difficile nella vita, complicato, scegliere. E quando si sceglie, si è veramente liberi, così come ha scelto nei momenti difficili Liliana Segre. Io vi ringrazio di cuore, ringrazio lei, ringrazio te di cuore. E l'Italia c'è, è forte ed è una grande repubblica. Grazie Presidente Fico, grazie per le sue parole, richiamo alla Costituzione e adesso invito a salire, lo ringrazio per la sua presenza, il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Io sono venuto qui oggi non per parlare, ma per ascoltare anch'io come tutti voi l'ultima testimonianza pubblica della senatrice Liliana Segre. Una testimonianza di eventi così tragici, quale funzione ha? Quella di interrogare le nostre coscienze, quella di sollecitarci a scacciare via l'indifferenza e anche, attenzione, le ambiguità, a sollecitarci ad assumere posizioni chiare, ad assumere scelte nette. Ecco, io mi limito solo a dire che offro la garanzia mia personale dell'intero governo che questa testimonianza non finirà oggi, ma si manterrà viva, si rinnoverà in futuro, costantemente. Grazie, senatrice Liliana Segre. Grazie. Grazie, Presidente. Grazie, ancora grazie al Presidente del Consiglio. E ora c'è un video con un intervento del Presidente del Parlamento Europeo, David Sassoli. Gentilissime autorità civili e religiose, illustri esponenti delle istituzioni, desidero ringraziare innanzitutto l'Associazione Rondine, Cittadella della Pace, il suo presidente, il grande amico Franco Vaccari, per questo incontro così importante e salutare naturalmente la senatrice Liliana Segre. Purtroppo le circostanze attuali non ci consentono di incontrarci, ma desidero salutare tutti voi, in particolare i giovani, gli studenti che
ogni giorno trasformano questo piccolo borgo toscano in un luogo in cui è possibile costruire percorsi di pace, di comprensione, di solidarietà, di confronto tra culture diverse. A Rondine si scommette su giovani che fuggono da paesi in guerra e che cercano di capire le ragioni dell'altro attraverso gli strumenti del dialogo e della pacifica convivenza. È un'esperienza davvero unica, importante. La presenza quest'oggi della senatrice Liliana Segre, che saluto con amicizia ed emozione, ha dunque un grande valore simbolico. È proprio ai giovani, al valore della relazione e dell'amicizia, che la senatrice ha deciso di lasciare il suo straordinario patrimonio morale in questo che sarà il suo ultimo incontro pubblico con gli studenti, anche se noi ci auguriamo di poterla ascoltare e incontrare ancora. È un grande dono che Liliana Segre sia riuscita a sopravvivere all'inferno di Auschwitz, perché ci ha consentito di conoscere e migliorare senza dimenticare. La sua instancabile opera di pedagogia civile e di richiamo costante ai valori comuni è per noi un faro, un esempio contro ogni forma di intolleranza e indifferenza. E purtroppo il virus dell'antisemitismo è ancora molto presente nella cultura europea e nelle nostre società. Ricordo ancora con profonda emozione il suo intervento pronunciato lo scorso gennaio qui a Bruxelles in occasione della giornata della memoria. La forza della vita è straordinaria, disse, ed è questo quello che dobbiamo trasmettere ai giovani di oggi, che siano in grado di fare le scelte e con la loro responsabilità e la loro coscienza essere sempre quella farfalla gialla che vola sopra i fini spinati. Furono parole che colpirono tutti i parlamentari di tutti i gruppi politici presenti al Parlamento. Adesso spetta ai giovani raccogliere la sua preziosa testimonianza e impegnarsi a costruire ogni giorno solide relazioni, favorire dialogo, reciproca conoscenza. Nel rivolgere nuovamente un caloroso saluto alla senatrice Segre, desidero ringraziare ancora Franco Vaccari per il suo instancabile lavoro, per un percorso di incontro e di pace e di amicizia fra i giovani e naturalmente fra le nostre società. Saluto gli studenti, tutti gli amici di Rondine, grazie a tutti per il vostro lavoro, per il vostro impegno e naturalmente spero che appena finita questa stagione così difficile ci sia la possibilità di incontrarci di nuovo. Buon lavoro. Grazie, è stato molto carino anche avere lui, molto carino. Grazie al Presidente Sassoli per le sue parole. La forza della vita è straordinaria, la forza della pace può essere straordinaria. Allora la parola a Franco Vaccari. Ventisei anni fa, chi l'avrebbe mai detto, Liliana? Nessuno. Nessuno. Ci siamo incontrati in un luogo caro agli aretini, ma non solo, a Camaldoli, nell'amicizia ebraico-cristiana. Sì. E credo che quel giorno per me fu un amore a prima vista, anche se sei una ragazza del 30, però insomma è un amore a prima vista. Ricordare sempre la data. E da allora, come sempre ti ho detto, ti sei messa nel fondo della coscienza e non sei uscita più. Sai che sono poche parole, sono sincere. Tu sei stata veramente un punto di forza, di vero riferimento per tutti questi anni. E aver dato un po' di impegno perché i giovani potessero ascoltarti è una poca cosa, ma è quello che credo sia la concretezza perché la memoria continui e la memoria si trasformi in impegno civile. Quindi grazie Liliana, solo un grande grazie di essere qui, di questa scelta. Ieri un giornalista mi fece una domanda, dice: ma come ha convinto
la senatrice Segre a fare l'ultima testimonianza a rondine. Scusi, rifaccia la domanda. Non convince nessuno la senatrice Segre. È impossibile convincerla di qualcosa. Ha scelto liberamente, con una grande sorpresa. È un dono immenso. È un grande grazie a tutti voi che siete qua, alle istituzioni in primo luogo, agli amici, a tutti, perché immediatamente, sentendoci inadeguati per accogliere questo dono immenso, abbiamo voluto allargare la rete dell'accoglienza e della responsabilità. Quindi un grande grazie anche alla ministra Azzolina, che ha messo in collegamento le scuole italiane come tu desideri, che sono qui con noi da ogni parte d'Italia, che ci ascoltano e condividono, e tutte le altre realtà, a cominciare dalle comunità ebraiche italiane, ma senza distinzione di appartenenza religiosa. Qui abbiamo tutte le religioni oggi presenti, abbiamo tutte le convinzioni etiche, perché noi abbiamo detto: sei un bene comune, e i beni comuni non sono di nessuno, ma sono di tutti. Grazie. Grazie, ti posso dare un bacio, ma davvero di spirito. Grazie Franco, grazie per le tue parole. E ora ti ascoltiamo, Liliana, con emozione, con gratitudine, e la parola va a te. Prego. Ma è vero quello che ha detto Franco Vaccari? Non mi ha chiesto lui di venire qui oggi, ma sono stata io che, dopo averci pensato tanto, come concludere questa lunga trentennale stagione di testimonianza nelle scuole, là dove mi hanno invitato, parrocchie, circoli, ma soprattutto scuole. Dove vorrei parlare per l'ultima volta in pubblico, visto che c'è un momento in cui una persona di 90 anni, come sono io, dice: beh, basta, adesso mi riposo, adesso non voglio più ricordare, non voglio più soffrire, non voglio più. E ricordandomi da sempre l'effetto che Rondine mi aveva fatto così tanti anni fa, questa che allora era un'utopia, che allora era un sogno di poche persone di buona volontà, ma che subito mi aveva preso come in un incantamento di quello che io avrei voluto realizzare nella vita, di quello che vedevo come qualche cosa di impossibile e che invece qui nella piccola realtà di allora, piccolissima, modesta realtà di Rondine, si cercava di fare. Era un inizio straordinario. Beh, comunque di solito in questi casi si deve sempre cominciare con i ringraziamenti. E io sono molto sempre poco formale e so benissimo che dovrei per primo ringraziare tutta questa sfilata di autorità importanti che, con tutto il lavoro che hanno tutti i giorni, che seguiamo alla televisione, sui giornali, senza pace, senza requie, in più con la pandemia, hanno trovato il tempo e la volontà e il desiderio di essere qui oggi, per cui li ringrazio tutti, perché capisco che in ognuno di loro c'è una grande buona volontà oggi di essere qui. Ma da nonna, come io sono per fortuna orgogliosamente nonna,
sono i ragazzi, quelli che io ringrazio, quelli che vedo e quelli che so che mi vedono, ma che io non vedo. Sono tutti quei miei nipoti ideali che non mi stanco mai di dire quando racconto la mia storia, visto che nel mio racconto c'è la pena, l'amore, la pietà, il ricordo struggente di quella che ero io, di quella che ero io ragazzina e di cui oggi sono la nonna. Una nonna incredula e a volte incapace di stare così vicino, profondamente, con struggimento, senza lacrime ormai da tanti anni, a quella ragazzina che ero io. E io lo so che è difficile, vedendo una donna di 90 anni, immaginarla ragazzina, lo so perché tutti l'abbiamo provato quando i nonni ci facevano vedere le fotografie di quanto erano belle quando erano giovani e uno stava a sentire sì, sì, ma era molto difficile credere che quella ragazzina, quella giovane sposa, quella fanciulla, dopo era diventata come era mia nonna. Ma io ci volevo credere perché non volevo essere, anzi l'amavo molto mia nonna, non volevo essere sgarbata, ma io capisco che i ragazzi che vedono me oggi dicono questa qui è stata una ragazzina, sì, sono stata anch'io, ero anch'io piccola, ero anch'io media, ero anch'io grande, c'avevo la mia vita, la mia piccola vita. Ed è stata la mia piccola vita interrotta, quella che in un giorno di settembre del 1938 mi ha fatto diventare l'altra. E quando una diventa l'altro, o l'altra, io sono una donna, ero l'altra, beh, c'è tutto un mondo intorno che ti considera diversa. Ti considera l'altra e questa cosa non è finita lì. Non è stato un periodo storico in cui io sono stata considerata l'altra, ma è durato sempre. Io sono sempre l'altra. Quando le mie amiche, io sono molto socievole, ho tante amiche che mi vogliono bene, ma so che quando parlano di me aggiungono sempre la mia amica ebrea. Lo fanno non con, non so, mica antisemite, perché adesso non è che c'è l'antisemitismo, ma queste che sono mie amiche non sono antisemite, ma io sono diventata l'altra. E quel giorno in cui io sono diventata l'altra e a 8 anni non ho potuto più andare a scuola, è un momento, ci sono quei momenti, no, nella vita in cui ti puoi ricordare un colore, una situazione. Io ero a tavola con mio papà e i miei nonni e mi dissero: tu non puoi più andare a scuola quest'anno, io devo fare la terza elementare. Ed ero un'alunna qualunque, una ragazzina discreta, né brava né non brava, ma mi piaceva molto andare a scuola perché figlia unica, senza la mamma, non avevo fratellini, cuginetti con cui giocare, andavo a scuola molto volentieri. E dissi: perché non posso più andare a scuola? Sei stata espulsa. Ora, tutti i ragazzi di tutte le scuole sanno cosa vuol dire essere espulsi. E io chiesi subito perché. Perché, visto che non mi si poteva dire perché sei stata maleducata, perché hai fatto una cosa gravissima, ecco che io mi ricordo come un flash proprio di questi minuti, gli sguardi di quelli che mi amavano e che mi dovevano dire che ero stata espulsa. E perché siamo ebrei e ci sono delle nuove leggi per cui gli ebrei non possono più fare questo, 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 questo. E se uno legge, se ha voglia un giorno che non sa cosa fare, di leggere a fondo che cosa sono state le leggi razziali fasciste, in effetti una delle cose più crudeli fu quella
di far sentire i bambini invisibili. Perché in realtà io lasciai quel banco obbligata, io lasciai quelle compagne, allora erano scuole femminili o maschili, maschili le mie compagne, ma furono pochissime, furono solo tre che si ricordarono per tutta la vita quella compagna di banco, ma la classe non era fatta di tre, era fatta di, non so, 25. Le altre non si accorsero che il banco era vuoto e molti anni dopo, dopo la guerra, rincontrandole ormai signorinette, come ero diventata anch'io, mi dissero: ma tu Sigre, ma dove sei andata a finire che non ti abbiamo più visto? Avrei dovuto rispondere Auschwitz, avrei dovuto rispondere... Non ho risposto. Era troppo difficile per me, che fino che per 45 anni non ho trovato le parole per dirlo, cercare di spiegare perché ero diventata invisibile. Da lì era cominciato, da quell'espulsione quel giorno, quella lunga, triste storia di una minoranza di cittadini italiani di religione ebraica, molti patrioti, molti anche fascisti, perché nella borghesia ebraica ci furono anche molti fascisti che credevano sinceramente nel movimento e che poi furono certamente bastonati, umiliati e fu anche ignorata la loro fede fascista. Cominciarono degli anni molto duri, di separazione, di telefono che non squillava, di non essere invitata alle festicciole, e cominciare a sentire quell'aria di paura, che quando entra la paura in una famiglia di qualunque tipo, questa paura oggi economica o della pandemia, quando in una famiglia entra la paura, gli sguardi che si incrociano delle persone che si vogliono bene hanno come un freno, perché si vorrebbe far qualcosa per l'altro e più delle volte non si può. Così ci fu questa escalation di paura nella mia famiglia, di poliziotti che entravano trattandoci da nemici della patria, di gente che partiva, di amici, parenti che ti salutavano e intelligentemente lasciarono con sofferenza la patria e andarono all'estero e si salvarono, e chi invece più semplice, più piccolo borghese, senza sapere le lingue, senza uso di mondo, così come era la mia piccola famiglia, si decise di restare e che in fondo in Italia non sarebbe successo niente. Erano anni che rotolavano con l'inizio della guerra, con lasciare la casa di Milano, sfollati, quando cadono le bombe si scappa, si comincia a lasciare la propria casa, sono momenti... Ma allora era un destino comune, erano tutti gli italiani preoccupati dei bombardamenti, del razionamento, dei parenti, degli amici che partivano per la guerra. Noi un piccolissimo nucleo modesto in un paese della Brianza. Io stavo attaccata alla radio dei vicini perché noi non potevamo avere la radio ed ero diventata specialista proprio di riportare a casa le notizie di questo strapotere dell'esercito nazista che stava abbattendo come dei birilli i vicini di casa, tipo i francesi e gli austriaci, i cecoslovacchi, gli ungheresi e via via quasi tutta l'Europa. E questo esercito fortissimo dopo l'8 settembre invase anche l'Italia, di cui era stata alleata fino a pochi giorni prima. Che cosa successe in quel momento? Le leggi razziali fasciste erano state severe e umilianti, ma non si era mai parlato di deportazione. E quando invece, dopo l'8 settembre,
furono le leggi razziste naziste, quelle che presero il posto, ecco che ci fu la fuga. Ma chi fugge? Fuggono quelli che sono preparati, che hanno preparato un sacco da montagna, che hanno un appiglio da un'altra parte, ma quando una famiglia è piccolo borghese con due nonni vecchi e malati e non si è stati mai all'estero, si scappa? No, si resta. Ma noi siamo italiani, ma non ci faranno mai del male. E poi viene un amico di quelli con la maiuscola, di quegli amici indimenticabili, che sono modesti, che non sono i grandi personaggi, sono le scoperte della vita. Si prepara fuori dalla tua porta e dice: la bambina, sarei stata io, viene con me. La gente rischiava la vita se si nascondeva un ebreo, anche un neonato ritenuto un grande nemico del grande Reich tedesco. E chi mi nascose per mesi, furono due famiglie, io non capii al momento di quanto fosse importante questa amicizia. Del resto la parola amicizia ha la stessa etimologia della parola amore. E io non ero neanche così gentile, grata, tutte cose che ho fatto dopo, in ritardo, sempre dopo, perché io avevo nostalgia di casa mia, io non volevo stare in queste famiglie. Dopo lo capii, che questi avevano rischiato la vita, loro e i loro familiari. Mi tennero nascosta e quando mio papà mi veniva a trovare con grande fatica e grande pericolo, io supplicavo, dicevo: papà, andiamo via, andiamo in Svizzera, fuggiamo, io non voglio stare lontana. E mio papà, combattuto, disperato, bravo figlio, bravo padre, non sapeva come fare a lasciare i suoi genitori, finalmente ebbe un permesso dalla questura di Como, pagata a caro prezzo, che i miei nonni potevano rimanere, vista la loro età e il loro stato di salute, non erano pericolosi per il grande Reich tedesco, e mio papà decise finalmente che io e lui saremmo partiti. Quando sono entrata in Senato il primo giorno, perché la vita è così pazzesca che mi capita anche di entrare in Senato col mio bagaglio di storia, e dissi: io sono stata clandestina sulle montagne, io sono stata una richiedente asilo, perché di qua si moriva, e so cosa vuol dire essere stata respinta. Sono dei passaggi delle nostre vite così importanti, perché si può essere respinti in tanti modi. Quello era un respingimento, perché voleva dire aver incontrato l'uomo che obbediva agli ordini. Fu un momento terribile, essere riusciti noi borghesi così piccoli, inadatti alla montagna d'inverno, aver passato con pericoli inauditi quella montagna dietro a Varese, riuscire a entrare in Svizzera. Che meraviglia, siamo nel paese della libertà, nessuno ci farà più niente, e incontrare un ufficiale che ci guardò con disprezzo, che ci fece sentire tutta la nostra pochetta di disgraziati, di perseguitati a cui lui non credeva, e ci rimandò indietro. Ci rimandò indietro verso quella rete che divide gli stati, da cui con gran fatica eravamo passati alla mattina. Beh, ci riaccompagnarono là coi fucili e la baionetta e ridevano di noi. Là, su quella rete, tentando di rientrare in Italia, fummo arrestati da dei finanzieri italiani in camicia nera, che erano disperati di arrestarci, ma che non potevano fare diversamente, il comando tedesco era lì sopra. E io mi ricordo
come camminammo da prigionieri su quella montagna, che alla mattina eravamo scesi da quella montagna pieni di speranza, e che quella stessa giornata eravamo di nuovo lì. Mi ricordo mio papà era un filatelico appassionato e passava le sue serate sui suoi amati francobolli, e aveva portato dei francobolli importanti, aveva portato in Svizzera per mantenerci con questi francobolli che avevano una grande importanza ovunque, che buttò nel fango della montagna questa serie di francobolli sulla quale lui aveva sicuramente fatto un sacrificio per comprarli, ci si era dedicato serate intere, li buttò nel fango della montagna perché aveva capito che non c'era più speranza. Eravamo arrestati. Entrai da sola a 13 anni nel carcere femminile di Varese, dove l'impronta digitale, la fotografia, trattata come una delinquente comune. Perché? Era quel perché di quando mi hanno espulso dalla scuola, quel perché a cui nessuno mi sapeva dare una risposta, o non poteva dare una risposta perché non c'era una risposta. E poi il carcere di Como, e poi il grande carcere di San Vittore a Milano, dove fui di nuovo con mio papà nella ultima casina, la cella 202 del quinto raggio, che dividemmo 40 giorni. Poi furono 40 giorni importanti nella mia vita. Io abbracciavo mio padre, e lo dico ai ragazzi: non pensiate che i genitori siano sempre fortissimi, non dovete pensare che ai genitori si possa chiedere tutto. A volte siete voi più forti dei vostri genitori, e non siate avari di un abbraccio in più o di dire: io sono qui, posso fare qualche cosa per te, perché io l'ho provato per tutta la mia infanzia e adolescenza, che desideravo proteggere il mio papà. Io sapevo che lui era debole, sensibile, e che io in un certo modo ero importantissima per lui. E cosa sono stati 40 giorni nel carcere di San Vittore, quando c'era già la notizia che saremmo stati deportati? Cosa pensava quest'uomo? Quest'uomo aveva 43 anni, era più giovane di come sono i miei figli adesso, anzi molto più giovane di loro, e vedeva la tragedia di un padre che non aveva saputo, potuto, che non era riuscito a portare in salvo il suo tesoro. E lo dovevo consolare quando restavo sola nella cella, perché lo portavano via per gli interrogatori, che sapevo essere terribili, in cui si veniva picchiati, torturati, disprezzati. Lui tornava, io stavo quelle 2 o 3 ore a aspettare, ero da sola, diventavo vecchissima. Lui tornava, era mio figlio, non era più lui il papà, ero io la sua mamma. Cercavo di abbracciarlo e di dire che qualunque cosa, io ero felice perché ero con lui. Poi un giorno entrò un tedesco, lesse un elenco di più di 600 nomi. Ci dovevamo preparare a partire il giorno dopo per ignota destinazione. Per ignota destinazione? Ma chi parte per ignota destinazione? Sì, c'è qualche persona che vuole vedere il mondo, e che una mattina nella sua vita decide di partire dove va, ma normalmente ognuno di noi sa dove va. Partimmo. Furono i detenuti di San Vittore, indimenticabili, affacciati perché avevano l'ora d'aria alle loro celle, che vedendo questa fila di più di 600 persone, uomini, donne, bambini, vecchi, tutti dovevano partire,
che passavano di lì questo lento corteo silente, muto, di gente che aveva perso non proprio ancora tutto perché aveva ancora la vita, e di quei 605 siamo tornati in 22. I detenuti furono straordinari perché ci buttarono al di là delle mele, degli aranci o della sciarpa, ci dissero: non avete fatto niente di male, che Dio vi benedica, che Dio vi protegga. Fu una manna celeste, perché erano uomini, qualunque fosse la pena detentiva che dovevano scontare, erano uomini. Ma poi ci volle quasi un paio d'anni per incontrare altri uomini, perché incontrai solo mostri. Ed eccoci a calci e pugni caricati su camion, si traversò la Milano deserta, la Milano indifferente, la Milano con le finestre chiuse. Erano vie che conoscevo. Vidi la mia casa in lontananza, pensai: mai più. Arrivati alla stazione centrale, lì dei luoghi che sono stati già nominati prima, del cosiddetto binario 21, fummo caricati con estrema violenza sui vagoni, e non erano solo i nazisti, anzi erano aiutati da zelanti fascisti. Erano anche i nostri vicini di casa, erano persone che non ebbero pietà. Sprangati dentro i vagoni avevano un po' di paglia per terra, un secchio. Quel secchio mi è rimasto molto impresso. Quando 40-50 persone sprangate dentro un vagone non sanno dove andranno e hanno terrore, paura, beh, quel secchio si riempie, deborda. E in quel vagone era terribile, non c'era luce, non c'era acqua, c'era la vicinanza con quelli che amavi, senza parole. E questo viaggio verso il nulla durava una settimana circa, e vedevi passare da quei finestrini dei vagoni bestiame, vedevi passare prima l'Italia, poi vedevi che passavi il confine, che arrivavi in Austria, e prima si pianse, ci si disperò. Era incredibile, erano delle negne continue di gente che piangeva più forte dell'altro, non c'era più limite a questi pianti. Poi il pianto si tacque, ci furono le preghiere dei fortunati che pregavano e lodavano Dio anche in quella situazione. E poi ci fu il silenzio delle ultime cose, il silenzio importante, perché tante parole sono inutili. In quei casi, quando si è vicini alla morte, quando si sta per morire, non c'è altro che il silenzio. Non ci deve essere rumore, quello che ci stordisce in questa vita attuale, per cui nessuno può stare un momento in silenzio, si accende la radio, la televisione, non ne parliamo del telefonino. Silenzio. Silenzio solenne, un silenzio indimenticabile, un silenzio che valeva più di mille parole, in cui valeva solo la propria interiorità davanti a quello che sentivamo stava per succedere. Infatti, dopo aver visto paesaggi diversi, arrivamo in quella stazione artificiale che era stata preparata già da tempo per noi, per tutti i treni che arrivavano da tutta l'Europa occupata dai nazisti. Era una spianata di neve, perché io arrivai là il 6 febbraio del 44. Scesi, obbligati a bastonate a scendere giù da quel treno spaventoso, sbalorditi, senza capire linguaggi che si intrecciavano, e Sassoli, proprio, che abbiamo visto e sentito un momento fa,
Quando mi ha accolto affettuosamente al Parlamento europeo, mi disse: che effetto le fa, signora? E mi fa un grande effetto. Mi fa un grande effetto essere qui. Mi ricordo che gli dissi nello sventolio delle bandiere che addirittura in questo sventolamento c'è un intrecciarsi di queste bandiere di tutti i colori, di stati che cercano, almeno ci provano ad andare d'accordo. Era diverso. Si scendeva dal treno e invece dell'intrecciarsi delle bandiere in pace c'erano le lingue che si intrecciavano, lingue schiavizzate o lingue dei padroni. Io non capivo niente. Io ero una ragazzina molto indietro, molto sciocca, molto spaventata, anzi terrorizzata, e stavo attaccata a mio papà senza capire che cosa ci stesse succedendo, quando c'erano tutte queste persone scese dal treno e poi altri vestiti a righe con la testa rasata, che erano dei prigionieri incaricati di dividere le famiglie, di dividere le valigie. Beh, divisero gli uomini dalle donne e io cercavo di fare dei sorrisini a mio papà, perché quel momento era strano, nessuno poteva credere che sarebbe stato quel momento. Nessuno lo voleva credere, nessuno. Ma era quel momento di vita e di morte, di un tribunale con un credo razzista, con un credo di odio sopra l'altro, colpevole di essere l'altro, non perché avesse fatto qualche cosa, in cui tu sì, tu no, si veniva scelti per la vita o per la morte. Io ho lasciato lì su quella banchina con quei treni, con quei binari morti, di cui nessun ferroviere, nessuna azienda ferroviaria europea si chiese mai come mai quei treni andavano pieni, tornavano vuoti. Indifferenza, non interessato a nessuno. E così io, chissà perché, perché c'è una sorte, no? Non perché io avessi qualche dote particolare, solo che a 13 anni ero una ragazzona e mi dettero sicuramente 15 o 16 anni, nessuno mi chiese quanti anni avevo, e fui scelta con altre 30 ragazze italiane ebree di quel trasporto. Tutte le altre, giovani, giovanissime, bambini, andarono al gas. Così successe con gli uomini e io vedevo lontano mio papà, cercavo di fargli dei piccoli saluti, poi non lo vidi più e non lo vidi mai più, ma non lo sapevo naturalmente. Avviate con queste 30 donne a piedi, senza capire niente di dove eravamo, io proprio non capivo, ero come una pazza, come una stupida. Andavo dietro a queste altre 30, che io ero la più giovane di queste, anche loro non capivano. Andammo a piedi fino al cancello, che non era quello disegnato prima di entrare qui, ma era un cancello famoso, e lì si entrava nel lager di Birkenau, Auschwitz. Cos'è questo posto? Cos'è questo posto? Una distesa di baracche, la neve per terra, decine di donne rasate, scheletrite, vestite a righe, che scavano buche, che portano pietre sulle spalle, con un'aria. Io non avevo ancora studiato Dante, perché avevo fatto la seconda media, neanche tutta. Ma quando poi feci Dante, anni dopo, beh,
eravamo delle dannate, condannate a delle pene, ma non c'era il contrappasso. Eravamo condannate a delle pene. Entrando lì, io pensai di essere impazzita, che ci fosse qualche cosa che mi aveva tolto dal mio essere, quella che aveva abbracciato papà un momento, mezz'ora prima, e che entrava in quel luogo, pensato a tavolino, organizzato, non era una combinazione, non era l'effetto di un momento di rabbia per cui puoi fare un gesto di cui ti penti. O no, alla conferenza del Wannsee, anni, un tempo prima, persone perfette, persone stimate nel loro mondo, militari, politici, industriali, artigiani, avevano organizzato per l'altro questa realtà. Erano anni che funzionava perfettamente, ma perfettamente, non c'era un piccolo errore. Entrammo nella prima baracca, noi così con i nostri vestiti, come eravamo scesi da quel treno, e lì cominciammo a capire che dovevamo dimenticare il nostro nome. Ora per tutti noi il nome è una cosa importante. Nella tradizione ebraica poi c'è qualche cosa sul nome. Ogni uomo ha un nome. No, dimenticate il vostro nome, non interessa a nessuno. Voi d'ora in poi sarete un numero. E vi viene tatuato un numero sul braccio così ben fatto che dopo tanti anni anche il mio si legge perfettamente, 75-190. E imparatelo subito in tedesco, perché è questione di vita o di morte rispondere immediatamente al comando, perché ci fu veramente chi morì nei primi giorni per essere stato sordo e muto alla lingua nazista e non seppe obbedire al richiamo del proprio numero. Tatuato un numero sul braccio, mi sembrava anzi un dolore. E poi spogliate, rasate, vestite, mentre passavano i soldati che sghignazzavano, ci guardavano altre qui che arrivano di queste donne. Ci tolsero tutto. Non lasciarono un fazzoletto, un libro, una cartolina, una fotografia, nulla della nostra vita precedente, e rivestite con le divise a righe che poi qualcuno avrà visto al cinema, che non erano della nostra misura, erano così tirate su da un mucchio, zoccoli nei piedi, fazzoletto in testa. Ci guardavamo, io non conoscevo nessuno delle altre 30, ma immediatamente abbiamo dovuto riconoscerci. Abbiamo chiesto tu da dove vieni, da Genova, da Torino. Erano italiane, erano ragazze italiane. Ma perché ci capita questo? Ma dove siamo? Nessuno, anche quelle che avevano 25 anni, massimo 30, avevano capito, io non avevo capito, ma che cosa c'era, che cos'era quel posto lì, che c'era in fondo a questo vialone centrale dell'enorme campo di Birkenau, 50-60.000 donne di tutte le nazionalità, in fondo si vedeva questo edificio con la ciminiera, col fumo, col fuoco. Cos'è questo posto? E le prime prigioniere che incontrammo nella prima baracca, francesi, che erano lì già da una settimana, 15 giorni, dissero: vedete là il fuoco? Beh, quelli che avete lasciato alla stazione sono già passati per il cammino. In che senso noi ancora calde di quell'abbraccio? Sì, perché qui quelli che non lavorano vanno alla camera a gas e poi vengono bruciate nei forni. No, no,
noi le guardavamo, queste ragazze francesi erano carine, non avevano l'aria delle pazze. Ma noi ci dicevamo, noi appena arrivate, queste sono pazze, forse ci hanno messo in un manicomio, perché non era credibile. Non era, per una mente normale, lascia stare che io fossi più stupida delle altre, ma non era normale credere di essere arrivata in un posto così. Per cosa? Perché cominciò la vita della prigioniera schiava. Non racconto mai io tutti i dettagli della prigionia. Chi ha voluto informarsi ha letto, ha studiato, sono fatte corsi sull'antisemitismo, sul razzismo in generale, e si possono leggere tutti i dettagli di quello che succedeva nei campi della morte, ma ci sono dei passaggi che mi colpivano moltissimo già allora. La differenza tra le prigioniere. Molti ragazzi mi hanno chiesto negli anni, ma chissà che solidarietà fra voi, che amicizia. Io li devo deludere, perché quando non si ha niente, si ha solo il proprio corpo che dimagrisce a vista d'occhio, che diventa orrendo, che non ti riconosci neanche più. È difficile. È molto difficile, salvo che nei romanzi o salvo in qualche raro caso, formare delle amicizie. Perché la paura di ognuno di morire per un sì o per un no, per un'occhiata, per un comando non capito, per un passo falso che uno può fare, fa sì che pian piano diventi quello che i tuoi aguzzini vogliono che tu sia. Che tu non sia più una persona, che tu diventi disumana, che tu diventi egoista, che tu cerchi in tutti i modi che quella coperta unica che copre nella notte 5 o 6 persone ti arrivi. Non puoi essere così generosa di dire ma abbiamo tutti freddo, forse tu hai più freddo di me, ti do il mio pezzo di coperta. Io non l'ho fatto, nessuno l'ha fatto con me. Era difficile. In più c'era in ognuno di noi il terrore di perdere l'amico. Io dopo il distacco dalla mano di mio padre non cercavo le amicizie. Il terrore di diventare amica di qualcuno e poi perderlo faceva sì che io sceglievo la solitudine, che non era nel mio carattere, che non era nel mio essere. Io avevo paura di tutto, avevo paura di perdere ancora qualche cosa dopo che avevo perso tutto. Ma ciò nonostante, l'abitudine, lo stare insieme, dormire insieme, diventare magre insieme, avere paura insieme, faceva sì che, se anche non erano amicizie generose, erano lo stesso una vicinanza. Una vicinanza di persone che parlavano italiano in una babele di lingue che man mano ognuna di noi cercava di imparare. Ebbe una grande fortuna, non certo per mia capacità. Diventai operaia schiava nella fabbrica di munizioni Union. Tuttora esiste la fabbrica, non è di munizioni naturalmente. Ed era una grande fortuna. Uscire dal lager alla mattina, eravamo 750 donne di tutte le nazionalità, andare a piedi, obbligate a cantare canzoni tedesche, lasciare indietro fiamma, lasciare indietro le compagne in punizione, lasciare indietro quell'atmosfera di terrore e di orrore che era il lager. Camminare su una strada sentendo rumori di campane, rumori di gente che parlava nelle case ma che mai si affacciò a dirci poverine, e camminare e arrivare alla fabbrica dove nel lavoro però
come posso dire, una ragione di passare la giornata. Era una giornata scandita dal grande lavoro, era una giornata in cui incontravamo gli uomini prigionieri. Io mi ricordo il primo giorno di lavoro, vidi tra i prigionieri uomini che facevano lavori ancora più faticosi, uno che era nel mio trasporto. Era un ragazzo di Firenze che anche lui ce l'ha fatta, è tornato. Gli dissi: dov'è mio papà? Cominciai a chiedere sempre: dov'è mio papà? Dov'è mio papà? Dov'è mio papà? Poi non lo chiesi più, perché conoscevo così bene mio papà che sapevo che non l'avrei più rivisto. Però in quei giorni lo chiedevo e lavoravamo tutto il giorno senza sapere l'orario, perché nessuno di noi aveva un orologio, nessuno di noi poteva chiedere l'ora, nessuno di noi poteva chiedere niente. Poi si tornava indietro alla sera e la fiamma o il fumo, capivamo, ormai sapevamo se avevano già fatto il loro lavoro e rimaneva il fumo o se invece era in azione. Com'è la notte del lager? Mi dicono i ragazzi di questi anni che sono stati così importanti per me. Signora, ma la notte non dormivate? O no? Ragazzi, dormivamo e come? La stanchezza della giornata di essere operaie e schiave senza i sindacati, certo. E poi perché noi volevamo dormire, poi perché noi non volevamo sentire le dita nelle orecchie, i rumori del lager di notte, i fischi latrati, i pianti di quelli che andavano al gas, arrivavano dall'Ungheria a un certo punto, famiglie intere che non passavano neanche la stazione dove eravamo state selezionate noi, ma andavano direttamente al gas. E si perdevano i bambini, le mamme li cercavano perché fino all'ultimo poi non sapevano certo che sarebbero andati al gas. Noi non li volevamo sentire, noi non volevamo sapere. Giorno dopo giorno diventavamo più egoiste. Io non mi voltavo a guardare i mucchi di cadaveri fuori dal crematorio, pronti per essere bruciati. Io non mi fermavo a guardare le compagne in punizione. E non volevo vedere, non volevo sapere, avevo trovato dentro di me qualche cosa che mi estraniava da lì. Io non volevo essere lì ed ero lì col mio corpo sempre più cadente, sempre più magro, sempre più orribile, non più donna neanche, senza le mestruazioni, senza il seno, spesso senza le mutande. E io non ho paura di dire questa parola, che l'ho detta anche al Parlamento europeo, perché quando a una donna si toglie la dignità e quando i soldati passano mentre c'è la doccia e prendono in giro quella perché ha qualche imperfezione, quella deve tacere perché sennò ha paura. Beh, quando si toglie l'umanità stessa alle persone, allora bisogna astrarsi, bisogna togliersi da lì col pensiero se si vuole vivere. È centrale che io racconto sempre ai ragazzi. Scegliete sempre la vita, perché quelle che si lasciavano andare, ma io non sono viva perché ho scelto la vita, io sono viva per caso, tutto è stato per caso, questa parentesi della mia vita così incredibile, perché tutte sceglievano la vita, erano pochissime quelle che si sono suicidate ed era facilissimo, bastava attaccarsi ai fili spinati elettrificati che sfioravamo tutti i giorni, volendo ci si attaccava lì, era fatta. Ma pochissime si suicidarono, tutte sceglievamo la vita, di essere fuori da lì, sognare un prato verde, sognare il rumore di un bambino che gioca, qualche gattino, una cosa bella, qualsiasi, una nuvola. Tutte sceglievamo la vita. E quindi in questo estraniarsi da quel luogo di morte bisognava cercare di scegliere la vita, di fare un passo davanti all'altro, non guardarsi intorno, essere egoisti, diventare delle monadi vaganti in questo
posto terribile scelto per noi. 3 volte passai la selezione nell'anno che passai lì. Cos'era la selezione? Le capo, che erano tremende, le capo ci chiudevano nella baracca e si usciva a gruppi, 50 o 60, si andava nella sala delle docce, dove c'era la doccia effettiva, e lì nude, la donna nuda, non perché lei vuole mostrarsi nella sua bellezza o nella sua incoscienza, ma nude perché obbligate a essere nude, attraversavamo proprio un corridoio come questo. Ognuna col suo corpo diventato orribile, magari con ascesti, magari con croste, perché la vita del campo non era una vacanza. E in fondo c'era un piccolo tribunale, erano 3 uomini, 2 militari e quel dottor Mengele di cui poi si parlò, ma io allora non sapevo i nomi, non mi interessavano neanche. E lì questa donna sola veniva guardata davanti, dietro, in bocca, se poteva ancora lavorare, e poi c'era quel gesto fantastico, che questo giudice infernale faceva così, senza una parola, che potevo andare, che potevo ancora lavorare. Ah, che momento stupendo, meraviglioso, un compleanno, una nascita, un regalo, com'era buono che mi aveva lasciato viva ancora quel giorno lì. Ed è lì, è proprio in quel caso lì che io fui orribile e non me lo sono mai dimenticato. Io lavoravo alla macchina, ero l'inserviente perché io ero la più stupida di tutte, quindi non è che facessi certo un lavoro importante. Portavo dei cesti con dei pesi di materiale con cui le operaie facevano bossoli per mitragliatrice. E quella mia referente, diciamo così, dell'operaia da cui dovevo andare avanti e indietro, era una ragazza francese di nome Janine, più grande di me, avrà avuto 10 anni più di me, forse. Bionda, carina, una voce dolce, occhi celesti. Era una donna molto graziosa. Un giorno la macchina le tagliò 2 falangi di 2 dita di una mano. E quando fummo chiamate alla selezione quel giorno, lei terrorizzata trovò uno straccio, ma quando si è nudi lo straccio si nota, e coprì quelle 2 dita che erano state in qualche modo ricucite in un ambulatorio drammatico. Beh, io ero passata, lei era dietro di me. Sentì che la fermavano, che la scrivana prendeva nota del suo numero sul braccio, non serviva più, andava al gas. E io che ero appena passata e che tutti i giorni lavoravo con lei, sono stata orribile, così ero diventata. Io non mi sono voltata. Io non mi sono voltata a dirle Janine, il suo nome. Janine, ti voglio bene, Janine, fatti coraggio, Janine. Anche solo il nome sarebbe bastato. Io non mi sono voltata. Io non accettavo più distacchi e fui orribile quel giorno. E non ci fu poi mai più un tempo in cui io non mi ricordai di Janine. E fu talmente importante questo ricordo di me stessa orribile e di lei che senza colpa andava al gas, che chi mi ha incontrato e ha capito la mia testimonianza, in cui Janine è una figura centrale, perché il suo andare al gas e non diventare vecchia, e non diventare madre, e non diventare nonna, e non diventare quella donna che sarebbe stata, è legato al mio non essere, il mio
aver perso ogni dignità, ogni senso di quella persona che io poi speravo di diventare, ma non sapevo allora come sarei diventata. Ero solo in quel momento quella prigioniera che si era salvata in quel momento e non le importava di nient'altro. Infatti il giorno dopo in fabbrica portavo lo stesso materiale a un'altra prigioniera. Poi era gennaio del 45, era un anno che ero prigioniera, cominciamo a sentire rumori di aerei sopra la fabbrica, non li avevamo mai sentiti, erano aerei russi, noi non sapevamo come andava la guerra, non sapevamo niente di quello che stesse succedendo in Europa, vedevamo solo la forza enorme dei nazisti. Era una forza che si sviluppava in ogni individuo che io ho incontrato senza sapere il nome di nessuno. Era un modo, un atteggiamento, una sfrontatezza che mi ricorda e mi ha ricordato qualche volta nella mia lunga vita certi branchi di quei bulli che presi in gruppo sono fortissimi. Abbiamo appena visto una cosa di questo genere come è successo nei confronti di uno ritenuto l'altro e che però presi da soli hanno paura e chiedono di essere in isolamento perché hanno paura degli altri prigionieri. C'era in loro, in quelli che ho incontrato io, una sicurezza di essere superiori, di essere della razza superiore. Quale razza? Quella umana? No, non erano umani quelli che ho incontrato io. Ed erano tanti, uno dopo l'altro. Mi chiedono, signora, ha perdonato? No, non ho perdonato, non ho questa forza. Io non ho perdonato come non ho dimenticato, perché certe cose io non riesco, non sono riuscita mai a perdonarle. Cominciarono i russi avvicinarsi, avevano rotto il fronte dell'est dopo combattimenti all'ultimo sangue perché i tedeschi avevano degli ordini importantissimi di non cedere neanche un metro e combatterono infatti con una forza e con una forza di volontà eccezionale per cui fecero una gran fatica i russi a rompere il fronte dell'est, ma noi venimmo a sapere in fabbrica che da un minuto all'altro dovevamo partire verso altri luoghi perché stavano arrivando i russi. E così come eravamo lì in fabbrica, ci fu detto di prepararci alla marcia. La marcia che fu chiamata Marcia della Morte e che quando io la racconto ai ragazzi, com'era la Marcia della Morte? Noi eravamo denutrite, eravamo scheletrite, obbligate a camminare, camminammo per tante centinaia di chilometri per mesi, perché i russi arrivarono il 27 di gennaio ad Auschwitz, ma la guerra non era finita. La guerra finì alla fine di aprile del 45, per cui furono mesi di marcia della morte. Si doveva camminare, io lo dico ai ragazzi, non date la colpa a qualcun altro dei vostri insuccessi o della vostra debolezza. Siamo fortissimi e quando sento tutto quello che si dice degli adolescenti, per cui si deve essere molto comprensivi verso gli adolescenti, addirittura si va dallo psicologo perché l'adolescenza è difficile, ma io dico, gli adolescenti sono i più forti di tutti, perché non sono più bambini e non sono adulti, hanno quella forza della vita, della natura stessa, per cui hanno tutte le possibilità di scegliere lo studio, di scegliere lo sport, con i genitori pronti a accontentarli in tutto. Beh, ma non è sempre così la vita.
la vita può essere una marcia molto difficile che va trasformata in marcia della vita, e io l'ho visto lì cosa voleva dire una gamba davanti all'altra, una gamba davanti all'altra coi piedi piagati, e che chi cadeva veniva finito dalle guardie della scorta, era una fucilata nella testa. Io ero vigliacca, nessuno si poteva appoggiare a me, io non potevo appoggiarmi a nessuno, ed era una fatica terribile. Ci buttavamo sopra le tamai quando ne incontravamo uno, eravamo orribili, eravamo dei selvaggi con le bocche sporche. Frugare in questo letamaio, beh, io dico ai ragazzi, non solo una gamba davanti all'altra, ma in un tempo in cui 1,5 miliardi di gente ha fame e vuole venire in un mondo occidentale pazzo, ormai da decenni schiavo del consumismo. Ragazzi, non buttate mai via la roba da mangiare, perché chi ha provato la fame, chi ha brucato in un letamaio, ve lo dice perché l'ha provato. A Milano si buttano via tonnellate di pane ogni giorno. I ristoranti buttano via la roba che la gente lascia. E voi ragazze non scegliete dentro il frigorifero fornito delle vostre case quello che vi piace, ma guardate quello che sta per scadere. Perché oggi c'è anche la data sopra che una cosa forse scade. Prendete quella prima che scada, non chiedete voglio questo, voglio quello, è tutto fantastico. Potete scegliere andare a fare la spesa, comprare in un negozio le fragole anche d'inverno. Ma com'è la fame? Ma com'è la fame? La fame porta via il cervello, voi pensate solo a quello. Come fa un essere umano a brucare? E io uso questa parola. In tedesco si dice fressen, come mangiano le bestie, non essen, come mangiano le persone. Noi eravamo così. Io mi ricordavo, pensavo ieri sera, oggi, è un periodo in cui penso tante cose, perché questa decisione di smettere di parlare non è una decisione da poco, dopo 30 anni che invece lo faccio. E pensavo ieri sera che molto raramente, ma che oggi l'avrei voluto fare, raccontare che avevamo incontrato in una di queste marce forzate un cavallo morto, in cui già alcune di noi, con le unghie, con i denti, con un pezzo di qualche cosa trovato lì, aveva cominciato a mangiare la carne cruda del cavallo, e che anch'io lo feci. Io amavo molto i cavalli, nella mia famiglia c'era una passione speciale per i cavalli, ma questo cavallo morto era molto importante, perché uno che ha fame e che trova questa carne che ogni volta che mandi giù e fai fatica anche a deglutire questo pezzo, tu senti che nel tuo corpo defedato c'è questo impulso di qualche cosa che ti dà, ma era orribile questa scena, era orribile vederci noi, eravamo orribili, eravamo molto peggio noi del cavallo che era morto chissà perché, eravamo morte dentro, ma volevamo vivere. E questa marcia della morte, che è durata così tanto tempo, ci ha fatto incontrare le tamai o cavalli morti, ma non ci ha fatto mai incontrare persone, perché nessuno ha aperto una finestra. Attraversavamo paesi, città. E dove erano gli uomini? Quegli uomini con la lettera maiuscola, quelli che possono guardarsi allo specchio e dire ho una coscienza, ho fatto quello che dovevo fare. Non c'era nessuno. Cambiai diversi lager che erano tutti luoghi di tristezza e di tragedia continua, finché arrivai all'ultimo campo nel nord della Germania. Io poi non sapevo niente, io avevo camminato ma non sapevo, ho dovuto guardare dopo la carta geografica, ho dovuto stupirmi dopo che una gamba davanti all'altra, salvo qualche passaggio su treni merci
avevo fatto così tanti chilometri. E in questo ultimo campo che si chiamava Malchow non si lavorava più, non si mangiava quasi mai, ma eravamo arrivati a un punto di tale debolezza che non sentivamo più niente. Eravamo degli esseri così che se non fosse finita la guerra non ci sarebbe stato bisogno di ucciderci perché saremmo morte così di debolezza. Ma in questo campo successe una cosa straordinaria. Il campo era piccolo. Il campo era piccolo e al di là del filo spinato si vedeva il prato. Si vedevano gli alberi, era la primavera. Quella primavera che nasceva anche lì e che ci faceva godere di avere ancora la vista, che ci permetteva di godere quel verde tenero e di pensare che la natura aveva fatto il suo corso e che non era stata indifferente alla cattiveria degli uomini, alla guerra, alle città distrutte. C'era l'erba e venivano fuori dai rami dei germogli. Passavano di lì quasi tutti i giorni dei ragazzi francesi. Erano dei prigionieri di guerra, sappiamo che la Francia aveva ceduto subito, e quindi questi erano diventati contadini nelle fattorie tedesche ed erano giovanotti in carne, così come io me le ricordavo. Questi furono i primi, dopo i detenuti di San Vittore. Ci vedevano queste figure senza sesso e senza età. Ci vedevano e ci gridarono da fuori, che era piccolo, come ho detto, il campo, «Mais qui êtes-vous? Chi siete?» E noi, con la fatica che facevamo a parlare, rispondevamo in coro, siamo delle ragazze ebree. Ragazze, questi ebbero pietà, questa parola straordinaria, la pietas, per cui hai pena di un altro, che noi non conoscevamo più, che era un nettare, che era qualche cosa, sentirci dire poverine. Noi eravamo state sempre appellate con delle parole talmente orribili che io ho imparato, ma quelle non le ho raccontate nelle mie testimonianze, delle parole orribili rivolte a noi, colpevoli da esternate. E questi ci dicevano, poverine, non morite proprio adesso, non morite. La guerra sta per finire, i tedeschi la stanno perdendo, arrivano gli americani da ovest, arrivano i russi da est. Noi eravamo abituate all'orrore, eravamo abituate ai lutti, alle perdite, alle malattie non curate, alla tristezza che non interessava a nessuno, e qualcuno ci diceva che la guerra stava per finire e che i tedeschi la stavano perdendo. Beh, era qualcosa veramente da perdere la testa. Ma ci dite la verità. Sì, è così, è questione di pochi giorni, non morite proprio adesso. E noi andavamo da quelle che non si alzavano più perché non ce la facevano più, da quei giacigli pieni di insetti disgustosi, e dicevamo, Laura era una ragazza di Genova che è morta subito dopo la liberazione, dicevamo, Laura, alzati, sta per finire la guerra, alzati, non stare lì. E lei, malata di cuore, scheletro con i suoi grandi, bellissimi occhi, non ce la faccio alzarmi, non posso. Sì, devi alzarti, Laura, vieni. La sorella fu obbligata a lasciarla lì e non la vide mai più, perché Laura morì pochi giorni dopo la liberazione.
E Luciana fu il sacerdote di Genova, fu una che morì pochi anni fa, fu un legame con me grandissimo. Arrivò l'ordine di andare via anche da lì. Ma come possiamo? Non siamo quelle di gennaio della marcia della morte, mesi che non mangiamo assolutamente nulla, siamo delle ragazze nulla, siamo dei soggetti senza volontà, senza senso, ma ci rimettemmo su quella strada tedesca dove nessuno ci aveva dato mai nulla e toccavamo le foglie. Io mi ricordo che strappai una foglia da un ramo e me la misi in bocca, ma i denti già allora cominciarono per la piorrea a muoverti ed era difficile anche, ma la succhiavo questa clorofilla che non avevo mai più sentito ed era terribile ancora avere la forza di camminare per non morire, ma fu questione di pochissimo, perché di colpo capitò una cosa incredibile che non avevamo mai immaginato di vedere. Le nostre guardie si mettevano in borghese, mandavano via i cani, quei poveri cani di cui ho avuto sempre paura poi tutta la vita, ma quei cani addestrati a uccidere, che erano proprio il simbolo dell'SS, li mandavano via e facevano vec, 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 e il cane tornava perché era abituato all'obbedienza cieca, e loro si mettevano in borghese, buttavano via i vestiti, avevano paura di noi. No, era un momento in cui i civili uscivano dalle case, portavano via il maiale, la nonna, quello che avevano, lo caricavano su carri, su carriole, qualunque cosa fosse adatta per fuggire, perché volevano fuggire da lì per andare nella zona americana, lessi poi che quella parte della Germania fu per anni sotto il dominio comunista, e questi già l'avevano capito e volevano andare nella zona che fu poi americana, ma noi non capivamo perché tutti questi civili che non ci avevano mai guardato, e anche in quel momento non ci guardavano perché noi eravamo pericolose. Beh, lì successe una cosa incredibile e straordinaria. Mi camminava vicino il comandante di quell'ultimo campo. Era un uomo crudele, aveva un erbo di bue, portava con sé e distribuiva queste nerbate a noi che ormai eravamo talmente insensibili che ce lo aspettavamo che ci sarebbe capitato prima o poi. Era un uomo alto, elegante, si mise in mutande. Era il primo di maggio. Io lo guardavo, era vicino a me così. Lui non mi aveva mai neanche considerato, me, un'altra prigioniera, non esistevamo, ma io sì che avevo guardato lui con terrore. Si mette in mutande, si riveste, si vuole rivestire, vuole buttare via la divisa, butta via la pistola. Beh, io lì, lo racconto sempre ai ragazzi che mi contestano, per modo di dire, ma insomma non gli piace per niente quello che dico, buttò per terra la sua pistola. Io non ero quella che sono oggi. Io mi ero nutrita di odio e di vendetta. Lasciando la mano sacra di mio padre, man mano, giorno dopo giorno, ero diventata un'altra. Quella che loro volevano che io diventassi, un essere insensibile che sognava odio e sognava la vendetta. Pensai, adesso raccolgo questa pistola che avevo tanto visto usare e gli sparo, perché mi sembrava proprio un giusto finale di quel periodo incredibile in cui io ero stata una testimone ed ero viva ancora quel giorno. Fu un attimo importantissimo, decisivo nella mia vita, perché io capii che mai, per nessun motivo al mondo, io avrei potuto uccidere qualcuno, che io non ero come il mio assassino. Non ho raccolto quella pistola
E da quel momento, finisco sempre così, sono diventata quella donna libera e quella donna di pace con cui ho convissuto fino adesso. Vieni qua, veramente bello. Basta. Grazie Liliana, grazie. Grazie di cuore da parte di tutti noi. Adesso io chiedo alla ministra dell'istruzione Lucia Azzolina di salire e fare il suo intervento e poi di portare il pensiero del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella per te Liliana. Prego ministra. È difficilissimo parlare dopo Liliana Segre. Buongiorno a tutti, buongiorno Liliana. L'emozione e l'onore che provo oggi qui davvero sono veramente sconfinati e siamo testimoni, testimoni di un momento importante perché oggi la storia accade qui, accade davanti ai nostri occhi. In una delle sue canzoni più famose Francesco De Gregori dice «La storia siamo noi, attenzione, nessuno si sente escluso». La storia siamo noi queste onde del mare, questo rumore che rompe il silenzio. E oggi siamo qui, proprio con quelle strofe. Siamo tutti parte di un momento storico, nessuno escluso. Insieme abbiamo ascoltato le parole di chi il silenzio l'ha rotto, molti anni fa, per raccontare la propria storia alle nuove generazioni, per impedire che quanto subito potesse ripetersi. E insieme noi oggi raccogliamo il testimone della memoria. Siamo orgogliosi, siamo riconoscenti alla senatrice Liliana Segre. La sua storia è anche la nostra storia. E porteremo al mondo il suo messaggio, lo faremo con le scuole, con la convinzione di chi vuole vincere contro ogni odio, contro ogni indifferenza. Lo faremo anche attraverso il concorso Voltati, Janine vive, promosso dal Ministero dell'Istruzione insieme a Rondine, ispirato alla vita di Liliana Segre e pensato con l'obiettivo di educare le nuove generazioni al rispetto delle differenze contro ogni forma di violenza, di discriminazione, conservando sempre viva la memoria della Shoah nelle scuole. Abbiamo attraversato mesi durissimi. Il paese ha guardato negli occhi la Medusa, una moderna pandemia che ci ha fatto toccare con mano la crisi. Un momento enorme, delicato, una crisi irripetibile che dobbiamo trasformare in un'opportunità, in una fonte di opportunità con la quale misurarci. In questi mesi abbiamo convissuto con le nostre fragilità, con le nostre paure, le nostre debolezze. Ai nostri bambini, ai nostri ragazzi è stato chiesto molto. E viene chiesto molto per poter assicurare la loro socialità, la relazione,
nel rispetto delle regole e della comunità tutta. I più piccoli, i più giovani, guidati dalle famiglie e dai docenti, sono stati cittadini esemplari. Liliana ha sempre avuto molta fiducia nei giovani e va a loro anche la mia gratitudine. Questa è la più importante lezione da apprendere, guardare oltre le difficoltà, tramutare la debolezza in coraggio, usare la nostra luce per illuminare ogni oscurità. Questa splendida lezione l'abbiamo appresa anche dalla nostra Liliana, che in tutti questi anni ha diffuso con coraggio e delicatezza, con forza e gentilezza, un messaggio di empatia, di amore incondizionato, di pace, e ci ha insegnato a scegliere la relazione, la comprensione, la compassione davanti alle cose che l'hanno fatta soffrire più terribilmente, che l'hanno devastata, confusa, smarrita, che le hanno fatto male. Liliana Segre ci ha insegnato anche a non voltare le spalle, a non far finta di niente, a non stare in silenzio e a non dimenticare. Diceva George Bernard Shaw, il peggior peccato contro i nostri simili non è l'odio, ma è l'indifferenza. Questa è l'essenza della mancanza di umanità. Noi resteremo umani, ci saremo e diffonderemo con le scuole questo messaggio, che è il nucleo fondamentale, la scuola, quel nucleo fondamentale della collettività. Cara Liliana, in chiusura io ti voglio ringraziare come ministra, come cittadina, per avermi insegnato tanto, per avermi offerto con tanto affetto quel tè caldo quando ero infreddolita e anche un po' impaurita. La forza del tuo sorriso, il rumore delle tue idee faranno eco in me e in tutti gli studenti per un tempo infinito. Ti siamo grati per quanto hai fatto per negli anni per gli studenti e per le studentesse, e lei, tu rappresenti anche la nonna ideale per tutti loro. La scuola ti ha amato, ti ama e ti amerà sempre. A nome di tutta la comunità scolastica non posso che dirti grazie. Grazie. Grazie ministra. Ora la ministra Azzolina consegna a Liliana Segre una copia della Costituzione con dedica del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che... E la dobbiamo regalare invece a chi? Che prego poi Liliana di leggere la dedica del Presidente della Repubblica. Sì, leggo adesso. Allora, il nostro Presidente ha scritto questa lettera. Carissimi, nell'ultima occasione in cui Liliana Segre rende direttamente la sua preziosa testimonianza ai giovani, desidero regalarvi il testo della nostra Costituzione nella sua versione originaria. La Costituzione è stata scritta avendo davanti agli occhi le tragiche vicende che hanno coinvolto anche Liliana Segre da ragazza, ed è stata approvata con la ferma determinazione di non permettere che i mostri del totalitarismo e dell'antisemitismo che avevano devastato l'Europa pochi anni prima potessero ancora avvelenare l'Italia, il nostro continente, il mondo. Mai più privazione della libertà, mai più guerre di aggressione, mai più negazione dei diritti umani, mai più razzismo, odio, intolleranza. Questa era la comune volontà dei padri costituenti. È merito loro se la nostra Repubblica è fondata su principi di grande valore: democrazia, libertà, uguaglianza, centralità della persona umana, pace e giustizia tra le nazioni. A voi viene affidato per il futuro questo patrimonio. Auguri, Sergio Mattarella. Dobbiamo consegnarla idealmente ai ragazzi. Ringraziamo il Presidente della Repubblica per il suo messaggio. E adesso ci sono degli allievi, degli studenti che
pregherei di salire, che consegnano un omaggio a Liliana Segre, alla ministra, che non vada via, perché c'è una sorpresa anche per lei. Prego, venite. Se ci sfugge. Ma che cosa c'è qui dentro? Qui dentro ci sono un sacco di farfalle gialle, che sono i pensieri. Amore, tu vieni qua. Ma che cosa meravigliosa. Sono tutti pensieri degli studenti dedicati a Liliana. Che bello. E sono delle farfalle, sono le farfalle del ringraziamento per questa giornata straordinaria che abbiamo vissuto insieme. Che bello. Grazie allora, ministra, grazie a tutti voi. Allora, io chiamo di nuovo gli studenti del liceo Petrarca di Arezzo che eseguiranno il canto ebraico Gam Gam, con cui concludiamo la nostra giornata. Prego. No, va bene. Bene, bene.
Grazie a tutti, grazie Liliana. Grazie, grazie di essere stati qui con noi. Oh, ma ci siete riusciti, eh?